estratto di sabbia, soda e calcare fusi insieme a temperature elevatissime. Il vetro gettato nell'ambiente ci rimane millenni. Un vero peccato, visto che è una materia riciclabile al 100% e per un numero infinito di volte. A mancare però sono gli impianti. Così, più delle volte, i rifiuti di vetro sono costretti a fare lunghi viaggi. Viaggi che si fermano anche a Stupino, alle porte di Frosinone, dove c'è una delle principali strutture italiane, nata nel 2010 e che riesce a lavorare circa 400.000 tonnellate l'anno di rottame di vetro grezzo, proveniente principalmente dalla raccolta differenziata. In un impianto come questo viene trattato il materiale proveniente da circa un italiano su cinque. Tutto il materiale proveniente, gran parte del materiale proveniente dal centro sud, circa il 40%, è qui trattato e trasformato dalla materia prima a seconda per le vetrerie che lo trasformano dando nuova vita in nuovi bottigli e vasetti. Un lavoro certosino, il materiale viene sottoposto a varie fasi prima di rinascere. Il rottame grezzo proviene dalla raccolta differenziata di più di 70 piattaforme distribuite sul territorio nazionale. Una volta scaricato sul piazzale di stoccaggio viene ripreso con delle pale caricatrici e va ad alimentare delle tramogge e di cui via nastro va ad alimentare il primo impianto, un impianto di preselezione nel quale vengono tagliati e eliminati sacchetti, eventuali sacchetti di plastica, vengono rimossi i metalli attraverso una serie di macchine che sono in grado di separare i metalli magnetici da quelli anagnetici. Successivamente il materiale viene lavorato in un successivo impianto che è l'impianto di selezione, quindi il materiale arriva ad una batteria di macchine a selezione ottica, le quali individuano per ogni step l'inquinante e attivando un getto di aria compressa espellono il materiale. Una volta completato il processo di selezione, il materiale finisce in dei siti di stoccaggio, viene sottoposto a rigorosi controlli qualitativi e una volta accertata la conformità del materiale viene messo a deposito sul piazzale per essere successivamente inviato alle vetrerie che lo utilizzano in sostituzione delle materie prime naturali. L'importanza della raccolta differenziata non vale soltanto, diciamo, per gli aspetti ambientali, per le enormi e ingenti risorse di materie prime, energia e CO2 risparmiate, ma anche per le casse dei comuni. Amministratori locali che proprio grazie al riciclo hanno un doppio vantaggio. Il primo deriva dalle risorse risparmiate per non dover smaltire il rifiuto vetro. Il secondo arriva come corrispettivo economico che in funzione della qualità e della quantità del materiale raccolto, soldi dati da Coreve, il consorzio del recupero del vetro. In cui abbiamo parlato di riciclaggio ad altri livelli, ma c'è anche chi gli scarti li recupera nel suo piccolo. Sono gli artigiani del vetro, come Monica. Per esempio, da una bottiglia rotta si potrebbe fare una sveglia. Si mette in forno, si scioglie, quindi diventa piatta, poi si effettua un foro e si può fare una sveglia. Ridiamo vita ad un oggetto che magari andrà.